vacanze comunque non si rinuncia e per tutti, per un periodo più o meno lungo, arriva il momento di fermarsi. C'è chi sceglie le mete più vicine. Non andiamo in vacanza, rimaniamo qua e facciamo dei giri in giornata. Ci spostiamo qua nelle montagne, nei dintorni. Facciamo 2 o 3 giorni di qua, 2 o 3 giorni di là e all'avventura. Non abbiamo nessun programma, ci va bene così. Chi invece preferisce andare lontano? Fuerteventura. Quindi partiamo lunedì. E vado in Islanda, ad agosto. Come mai così lontano? È perché mi attira quella terra, mi attirano i colori, mi hanno detto che è una cosa fantastica. I viaggi insomma sono per tutte le età, ma anche per tutti i portafogli. Sono tornata ieri da Zante. Quanto hai speso? Poco, 600 in tutto, contando tutto però anche mangiare, tutto quanto, aereo, parcheggio, tutto quanto. Forse andremo in montagna. C'è un budget di spesa per la sua estate? 4.000 euro. Quanti siete in famiglia? In 4. Una vacanza in 5 rischia di essere dispendiosa. Cosa farete? Noi andremo in Croazia, in campeggio. Abbiamo il camper, andiamo in Scozia. Con il camper si risparmia un po'? Beh, si risparmia, sì sì, anche perché mi porto via già la spesa da casa. Secondo le stime di Confesercenti, anche quest'anno gli italiani non hanno rinunciato a partire, anche se statisticamente per periodi di tempo più brevi degli anni passati. Avventura o relax, questo dipende sempre dal tipo di persona. Quello che non cambia è la voglia e il bisogno di staccare, che ad agosto ormai inoltrato si fa sempre più sentire. Noi siamo proprio avventurieri, la vacanza non ha orari, non ha... Sì, allo spirito libero, relax. Un po' di avventura, programmi noi li facciamo già durante il lavoro, quindi qualche volta dobbiamo fare anche vacanze un po' selvagge.